Incidente mortale nel pomeriggio ad Altivoli, a perdere la vita un operaio di 40 anni, si è scontrato contro un camion di un'ambulante, due i feriti. La prefettura progetta una tendopoli migrante all'aerocampo di San Giacomo di Veglia, il sindaco Donossi dice pronta alle barricate. In calo gli incidenti mortali nella Marca, le cause della disattenzione e l'uso del telefonino, i dati del centro di monitoraggio della provincia. Smantellata la banda dedita ai racket della prostituzione, raffica di arresti di albanesi con un unico italiano, un residente di Castelfranco. Ladri in fuga, lasciano l'Audi in movimento che sperona una volante. L'auto rubata a Treviso fa ricordare la banda di quella gialla. Parte da Treviso l'auto elettrica popolare, oggi alla Piani la presentazione ufficiale della Panda a corrente per tutti. La stazione di treni torna ad essere di nuovo l'ostello dei senza fissa dimora a Treviso, che tornano a dormire sulle panchine. Passeggia sul Piave e trova reperti di oltre 2000 anni fa, la passione di Mirko Lorenzon, assessore ma anche archeologo. Buonasera da Treviso, purtroppo dobbiamo aprire il nostro telegiornale con la cronaca e con l'ennesimo incidente mortale nella Marca. Perdere la vita un operaio di 40 anni, il fatto è accaduto lungo la Castellana, lungo la strada che da Castelfranco porta verso Montebelluna. Allora tutti i particolari nel nostro servizio, nel nostro primo servizio. Forse un malore o una disattenzione sono la causa dell'incidente mortale di oggi pomeriggio a Caselle di Altivole, lungo la strada che da Castelfranco porta a Montebelluna. Vittima un quarantenne di Soligo, Marco Antoniazzi, operaio della Eclisse. Tutto è accaduto attorno alle 15. Antoniazzi era alla guida di una Fiat Croma in direzione Montebelluna. Ad un tratto il veicolo, ma la dinamica è ancora da verificare, avrebbe invaso l'altra corsia dove stava sopraggiungendo un camion di un venditore ambulante di Villa del Conte che aveva appena finito di fare il mercato a Montebelluna. L'impatto è stato tremendo e senza scampo per il quarantenne che è morto sul colpo incastrato tra le lamiere. Feriti gli occupanti del mezzo pesante, il 57enne commerciante e il figlio che viaggiava con lui. Coinvolta anche la figlia, per fortuna illesa nell'impatto. Anche un'altra auto è rimasta coinvolta nel sinistro. Si tratta di una Lancia Y, nessuna conseguenza per chi la conduceva. Grande commozione ha suscitato la morte di Marco Antoniazzi a Refrontolo, suo paese natale. Un giovane coinvolto nel volontariato giovanile, oltre che nella locale squadra di calcio. È una notizia che va in controtendenza con quanto invece raccontato oggi in provincia, dove sono in calo gli incidenti mortali. Il telefonino la stanchezza sono le cause principali, almeno stando alle rilevazioni fatte in quest'ultimo anno. 57 i morti sulle strade della Marca in 53 incidenti durante lo scorso 2015. La prima causa dei mortali è la fuoriuscita per sbandamento, con ben il 41% dei casi, seguita dallo scontro frontale o laterale. L'uso del telefonino, la distrazione e l'alta velocità tra le cause dei sinistri. I punti più neri, altamente pericolosi, le cosiddette curve della morte, incroci, precedenze e stop non rispettati e rettilinei dove non esistono semafori e rotatorie. Questo significa non abbassare la guardia e riteniamo che ci sia ancora del lavoro da fare. È un lavoro che varia soprattutto nell'incutere l'attenzione all'utente della strada, soprattutto per i soggetti più svantaggiati. D'altra parte l'attenzione deve essere costante per quanto riguarda invece le manutenzioni che purtroppo il governo Renzi ci ha tagliato per intervenire concretamente e per quelle che possono essere poi la gestione ordinaria delle arterie ad alta percorrenza. Purtroppo si muore anche nei centri urbani dove i soggetti più a rischio sono ciclisti e pedoni. A causare i sinistri anche la cattiva informazione stradale di chi è purtroppo alla guida. E quanto emerge dai dati diffusi dal centro di monitoraggio della provincia di Treviso, che ha analizzato la banca dati informatizzata degli incidenti registrati da polizie locali, carabinieri e polizia stradale. Non sono i trevigiani indisciplinati, ma la provincia di Treviso è attraversata da arterie che va dalle province di Padova, Vicenza, Belluno e quant'altro. Abbiamo anche tanti, purtroppo, persone che vengono dall'estero, ma soprattutto io vedo nelle nostre strade statali e tutte le strade di alto traffico, di mezzi pesanti, che abbiamo l'80% delle targhe che sono straniere. Vuol dire che abbiamo camionisti che vengono da altri paesi, che non conoscono e non hanno la cultura delle nostre strade. Certamente dati che fanno pensare anche alla luce di quanto è successo appunto oggi pomeriggio lungo la strada tra Castelfranco e Montebelluna. E adesso invece ci spostiamo a Vittorio Veneto, dove a quanto pare la prefettura ha tutta l'idea di piantare una tendopoli per accogliere i nuovi profughi che stanno arrivando nella Marca.
Vittorio Veneto dice no alla tendopoli per migranti nell'area dell'aerocampo di San Giacomo di Veglia, dove, aggiunge il sindaco, è certo la prefettura vuole creare il secondo centro di accoglienza della provincia. Vittorio Veneto dice stop all'accoglienza massiva e alla concentrazione di migranti. Io capisco anche i tempi della prefettura perché gli sbarchi continuano. D'altro canto, avendo noi da sempre comunicato che siamo disposti a dare una mano per accogliere piccole comunità, piccole unità, riteniamo di continuare di essere nel giusto ovviamente e di continuare questa nostra politica di accoglienza diffusa. Ieri mattina il sopralluogo della prefettura, senza aver minimamente consultato né coinvolto giunta e sindaco, che oggi riuniti si dicono pronti a impedire anche con la forza passiva l'ingresso dei migranti in quella zona. Di opporsi con ogni mezzo lecito e legale a un'accoglienza che non ritiene dignitosa per chi viene accolto né garantista per chi già è residente in città, quindi per i nostri concittadini. Una scelta scellerata, dice il sindaco, che evidenzia come il comune al CEIS ospiti già 199 richiedenti asilo, numeri che potrebbero raddoppiare all'aerocampo. Una scelta irrispettosa, continua il primo cittadino, nei confronti della storia dell'Italia intera che Vittorio Veneto ha testimoniato e testimonia con il 150° anniversario della sua nascita e dell'avviato percorso commemorativo che condurrà nel 2018 alle celebrazioni per la vittoria della Grande Guerra. Sarebbe una scelta esplicitamente ostile verso la nostra comunità e la sua storia e persino contro la storia di tutto il paese. Una grande ingiustizia alla quale ci opporremo con tutte le nostre forze. Si parla di un 200-250 persone come minimo in quella che potrebbe essere la Tendopoli, appunto, il secondo hub per i profughi nella provincia di Treviso. Parlando di profughi e di immigrati, c'è anche da segnalare un'altra notizia, che l'Unicredit chiude la banca per gli immigrati, lato concreto del progetto Agenzia Tunato per fornire servizi bancari specifici ad una clientela composta proprio da immigrati. La filiale pilota in Italia era aperta in via Roma dal 2008 a Treviso e ha chiuso i battenti da qualche settimana in via definitiva. Operatori multilingue, era questo il progetto, conti correnti ponte verso i paesi d'origine, prestiti anche per stranieri con contratti di lavoro a tempo determinato. I prodotti erano tarati specificamente sulla clientela multietnica. Evidentemente il progetto è tramontato, tanto è vero che Unicredit abbandona l'iniziativa della banca dell'immigrazione e preferisce razionalizzare la rete degli sportelli. Un segnale, un ulteriore segnale di cose che stanno cambiando. Adesso invece torniamo alla cronaca, parlando sempre per certi versi di stranieri. Qui c'entra la prostituzione, allora vediamo insieme il servizio che ci arriva da Padova. Sono stati per primi i residenti di San Martino di Lupari a dire basta. Prostitute sulla postumia la sera ma anche di giorno, uno smacco che non si poteva più sopportare. I carabinieri, guidati dal comandante della stazione Ambrogio Maggio, supportati dalle denunce, hanno cominciato a indagare e hanno scoperto due bande che si facevano la guerra per accaparrarsi le piazzole di sosta. I parcheggi all'autostrada erano diventati a pagamento e per poterli usare le ragazze erano costrette a pagare una tangente ai rispettivi boss. In manette, raggiunti da ordini di custodia cautelare, un trevigiano di 49 anni, Paolo Lorenzato, una donna albanese di 46 anni e un terzo albanese di 38. L'italiano e la straniera gestivano in tutto 9 ragazzi che si spartivano la strada tra Cittadella, Galliera e San Martino di Lupari. L'italiano a capo di una squadra di albanesi e viceversa la straniera alla guida di un gruppetto di italiane. Le due fazioni di prostitute erano entrate più di una volta in rotta di collisione tra loro. Le straniere accusavano le italiane di non usare il preservativo, catalizzando sempre più clienti attirati evidentemente dal brivido suicida di contrarre malattie venere. L'indagine dei carabinieri è partita proprio dalle giovanissime prostitute che si facevano pagare 50 euro a prestazione che dovevano a loro volta pagare 10 euro per usufruire delle piazzole appaltate ai clan. Ragazze giovanissime, tutte tra i 20 e i 24 anni, i clienti l'età si aggirava intorno ai 50-60 anni. Ragazze venivano sostituite ogni 30-40 giorni, quindi c'era sempre delle persone, delle ragazze nuove. In una delle case degli arrestati sono stati trovati oggetti e oro rubati a Villa del Conte, a San Giorgio delle Pertiche, San Martino e Santa Giustina in Colle. L'indagine continua per individuare altri 4 stranieri dell'est sfuggiti, almeno per ora, alle maglie della giustizia.
E rimanendo con la cronaca, ci spostiamo a Visinale di Paesiano, a Pordenone, dove la notte scorsa la polizia ha bloccato una Audi A4 risultata rubata nelle scorse settimane a Treviso. Gli agenti sono riusciti a indirizzare i ladri in una strada senza via di uscita. Quando hanno capito che non c'era alternativa, i malviventi hanno lasciato il veicolo nei pressi di un argine di un corso d'acqua, senza inserire il freno a mano. L'auto rubata è così finita in leggera discesa addosso all'auto alla volante, che stava raggiungendo. Per fortuna gli agenti sono usciti illesi, ma purtroppo hanno perso le tracce dei banditi. Inutile pensare, tra l'altro all'interno dell'Audi sono stati ritrovati arnesi atti allo scasso e quindi inevitabile l'accostamento alla banda dell'Audi gialla che ha imperversato nel nord-est per qualche mese e poi è scomparsa nel nulla dopo aver dato fuoco al veicolo. E adesso rimaniamo sempre nella zona del Pordenonese, perché ci sono anche dei trevigiani tra i giovani identificati dai carabinieri protagonisti di un rave party la notte di Pasqua sul Tagliamento in località Carbona. Un blitz dove non sono mancati momenti di tensione, quando una giovane coppia ha tentato la fuga in sella ad una moto senza targa. I due, completamente coperti in tuta mimetica, sono stati inseguiti anche da un elicottero dei carabinieri chiamato per controllare che nessuno degli oltre 150 partecipanti scappasse. Trovate durante le perquisizioni anche diverse quantità di stupefacenti e per diversi giovani è scattata anche la denuncia di resistenza e oltraggio, in quanto alterati dalla droga avrebbero iniziato a strattonare i carabinieri. E adesso invece lasciamo la cronaca e ci spostiamo nei nostri studi, perché oggi i trevigiani, ma soprattutto i telespettatori di Sveglia Veneti, hanno deciso anche di iniziare un gioco. Vediamo quale. E adesso volevo dire un'altra cosa, volevo invitare tutti gli spettatori a fare un gioco. Sì. Al mattino, invece di guardare a che partito appartiene l'ospite, ascoltare e basta. Dopo il primo intervento si capisce di che partito sono intanto. Gioco ironico quello suggerito oggi a Sveglia Veneti con ospite il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti. Una risposta alla politica che non guarda la gente ma i propri affari. È scandaloso, c'è la gente che muore. E le prime 30 pensioni in Italia, le pensioni cosiddette d'oro, 1 miliardo e 300 milioni all'anno. Queste pensioni sono tutte coperte da ex giudici della Corte dei Conti, politici, ex parlamentari, tutti questi signori. Questi signori si stanno rubando anche le pensioni dei poverini, cui sempre fate quei soldi nostri. Cittadini delusi ed arrabbiati, ma anche intimoriti dalle tasse, arrivando a considerare Equitalia un mostro della burocrazia. Noi abbiamo un mostro in casa che ci fa paura, abbiamo lavorato una vita e dobbiamo anche essere minacciati. Partiamo da un presupposto. Equitalia va abolita. Perché dico che va abolita? Perché ad oggi Equitalia è una società che fa soldi sulla riscossione dei soldi delle tasse. Quindi una cosa che non deve esistere. Non si può speculare e guadagnare denaro sulla fatica e sulle tasse delle persone. Diversa la concezione della riscossione per Berti e i 5 Stelle. Tutti i comuni a 5 Stelle sono senza Equitalia. Lo diciamo e lo facciamo perché noi la mandiamo via dai nostri comuni e dopo è il comune che conosce uno a uno i cittadini e capisce come per esempio andare a riscuotere i tributi e se uno non ha i soldi si fa il baratto amministrativo, cioè non hai soldi da darmi, perfetto, vai a fare dei lavoretti per il comune e così sei utile per la società. Soldi che mancano sicuramente anche così ai corrieri, a chi lavora per la SGT, 20 lavoratori che avete visto ieri, abbiamo sentito, proprio perché sono rimasti senza lavoro. Dopo il presidio di ieri, oggi c'è anche lo sciopero della fame, sono tornati questi lavoratori a rivendicare i loro diritti, sia incrociando le braccia, sia privandosi di ogni forma di cibo per l'intera giornata. Unica concessione prevista, qualche bicchiere d'acqua. Chiedono a tutti gli arretrati di questi ultimi 5 mesi di stipendio, con il versamento dei contributi INPS e l'attestato dei pagamenti che non sono stati mai rilasciati dall'azienda. I dipendenti continueranno la protesta fuori dai cancelli della ditta Oltranza, questo naturalmente si vede anche dalle foto che ci sono arrivate. E altre foto vi faccio vedere, quelle del presidente di Italia Nostra, Romeo Scarpa, presidente di Italia Nostra di Treviso, che ha fatto questa mattina alle 8 in stazione a Treviso. Come vedete sono tornati senza fissa dimora a dormire sulle panchine, un segnale ulteriore di crisi, oltre che evidentemente di sovraffollamento per quello che dovrebbe essere il centro di accoglienza di senza fissa dimora nelle ex
scuola nella zona di Sant'Angelo a Treviso. Quindi questa foto la facciamo vedere all'amministrazione di Casugana per vedere se poi si possono trovare soluzioni per evitare che chi arriva in treno trovi anche questo spettacolo arrivando in città. E adesso invece, parlando appunto di chi arriva e chi va, parliamo di mobilità sostenibile, perché non so se lo sapete, ma a Treviso di fatto è nata la prima auto elettrica popolare. Vediamola insieme. Ecco l'auto elettrica ideata a Treviso. Non un veicolo nato per il motore a corrente, ma un'auto dove è stato tolto il classico propulsore a pistoni per inserirne uno che funziona a batterie. Una rivoluzione possibile per la mobilità. Un ritorno al futuro per le auto che potranno essere di fatto quelle del passato, ma con un cuore nuovo e soprattutto estremamente longevo. Si calcola infatti che il motore elettrico duri oltre 2 milioni di chilometri, mentre la sua autonomia per un'utilitaria come questa Panda convertita può variare dai 60 ai 300 chilometri a seconda delle batterie che si andranno ad utilizzare. Un mezzo, oltre che ad emissioni zero, silenziosissimo. Oggi alla Piani la presentazione ufficiale di un prototipo che presto potrebbe essere commercializzato su vasta scala e per il quale si stanno già interessando colossi internazionali come la Magneti Marelli. E come l'auto di fatto è nata nel Trevigiano con il differenziale inventato dai fratelli Menon di Roncade, così l'elettrica popolare nasce a Treviso per la volontà dei suoi artigiani. Sono circa 2 anni che portiamo avanti questo progetto. Abbiamo fatto un'attività di lobby importante sia a livello romano sia a livello europeo. Abbiamo creato una macchina che costa circa da 1 a 2 euro per 100 km come costo di esercizio. E dopo abbiamo aiutato l'ambiente a essere meno inquinato. Poco più di 6.000 euro il costo previsto per la trasformazione in elettrico, a cui andrà aggiunto il valore delle batterie a seconda dell'utilizzo quotidiano. Insomma, non siamo un popolo solo di inventori, almeno stando al prossimo servizio che andiamo a vedere insieme, perché a volte basta passeggiare in luoghi ameni come Piave e ritrovare delle cose davvero straordinarie. Mirko Lorenzon, da assessore a archeologo del Piave. Beh, ogni tanto è bello fare una passeggiata sul Piave e si trova sempre qualcosa di interessante. È decisamente uno scrigno di tesori il Piave. Il primo, l'acqua ovviamente, il secondo la ghiaia e il terzo, ma non certamente ultimo, la quantità di oggetti della storia dell'uomo che ogni tanto restituisce a chi ha pazienza, buone gambe e soprattutto occhio fino. È il caso dell'assessore provinciale Mirko Lorenzon, che non più tardi di qualche giorno fa ha trovato 2 veri e propri reperti archeologici. Ho trovato ad esempio un cucchiaino di bronzo, questo qua è senz'altro appartenente all'età del bronzo, è in fusione di bronzo, l'ho visto anche sui reperti archeologici del Friuli Venezia Giulia, uguali. Dove l'ha trovato? Qua sul Piave. E una qui a Saletuol? Sì, qui alla Saletuol. E una punta di lancia, questa qua è una punta di lancia senz'altro romana o pre-romana di qualche balestra oppure di qualche freccia, insomma. Oggetti dal valore storico inestimabile, rimasti per millenni tra l'acqua e la ghiaia, che come questo bronzo a furia di rotolare li hanno piegati. Un cucchiaio della tavola primitiva inventato per i liquidi e per scavare nei molluschi, che con il coltello erano utilizzati dai commensali di oltre 3.500 anni fa. Antenati con il gusto per il bello, come testimoniano le rifiniture sul manico. Il Piave è ricco di reperti dappertutto, che va dal Ponte di Piave, in particolar modo sulla zona Gorenale, dove c'è la zona più ghiaiosa, in modo che il materiale si conserva anche bene sulla ghiaia. Se fosse terreno magari viene corroso. Sulla ghiaia, durante le erosioni, viene sempre fuori qualcosa di interessante e anche in buono stato. Il segreto è tenere sempre un paio di stivali in macchina, avere buone gambe, ma soprattutto tanta passione. Il Piave è un fiume stupendo, è bellissimo, quindi una buona passeggiata fa bene anche alla salute. I posti sono bellissimi da osservare, specialmente in queste giornate primaverile. L'acqua è limpidissima, bella da osservare, e quindi camminate e ogni tanto guardate in giro e potete trovare qualcosa di interessante. Dei piccoli tesori. Dei piccoli tesori che il Piave dona sempre a noi.
Quindi occhio fino, perché a volte veramente i tesori ce li abbiamo sotto ai piedi. Occhio fino anche per evitare invece di trovarsi dei tesori che non piacciono per nulla, come quello che ci aveva segnalato Alessio Tamai, il nostro telespettatore appassionato della Restera. Vedete nelle immagini, quella era la fotocopiatrice che qualcuno ha lasciato inopportunamente prima di Pasqua, insieme a dell'altro materiale proprio lungo la Restera, e insomma questa fotocopiatrice alla fine sarebbe presa il comune di Silea, e naturalmente il sindaco Piazza ci ha confermato che andrà in fondo a capire chi è stata la persona che l'ha abbandonata. Perché? Perché oltre a sanzionarla ovviamente ci sarà anche una denuncia penale, sia per quanto riguarda la fotocopiatrice sia per quanto riguarda i sacchi con una serie di rifiuti abbandonati proprio lì vicino, tra l'altro due passi dalla Restera e anche dai Burci. Mentre andiamo a vedere un'altra foto che ci viene segnalata, ci viene mandata da un altro telespettatore di Loria, il signor Sante, che ci mostra come ci sia un continuo abbandono di rifiuti lungo l'argine del Muson a nord di Spineda, di Riese Pio X, per la strada che porta a San Vito. Lì appunto sono abbandoni continui. Tra l'altro il signor Sante, oltre che segnalarci questa situazione, ci ricorda che domenica 3 aprile ci sarà la pulizia del Muson nel territorio di Loria, e si augura che facciano altrettanto come fanno i cittadini della zona, i comuni interessati lungo appunto la tratta del Muson. E tra rifiuti abbandonati e rifiuti invece recuperati siamo arrivati anche alla programmazione di questa sera alle 19.41. Questa sera Focus, e i riflettori sono puntati naturalmente sull'attualità vista dal Veneto dei Veneti, e questa sera ci saranno col nostro direttore Luigi Bacialli e Elena Donazzan, l'assessore regionale Daniele Stival, Claudio Niero, Luigi Amendola, Deborah Varaschin, Silvia Tonolo, Franco Gidoni, Alessandro Caberlon, e soprattutto tutti voi con i vostri sms per convivere e vivere insieme quelli appunto che sono gli argomenti. Con questo è tutto da Treviso e dalla Marca, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale.